salutare i tanti candidati consigliere comunale che sono in sala. Sarebbe impossibile citarli tutti, però è importante che voi siate qui stasera, vi siete distratti per qualche ora dalla campagna elettorale. Ringrazio anche i segretari di partito che sono qui in sala stasera e do la parola all'onorevole Luisa Bossi. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il candidato sindaco, i partiti che hanno voluto che stasera ad aprire questa difficile campagna elettorale ci fossi anch'io. Io vorrei parlare poco, far parlare molto invece la mia esperienza personale. Io ho visto in fondo Giosuè De Rosa, il vostro già sindaco di questa città, che saluto con affetto, che è stato sindaco quando io sono stata sindaco. Io sono stata sindaco 10 anni di una città che si chiama Ercolano. Non è Ascoli Piceno, guardate, non è neanche San Benedetto del Tronto o Ferrara. Era un paese povero, è un paese tuttora povero, che ha grandi problemi di criminalità organizzata. Un luglio del 1997 sulle strade della mia città ci sono stati anche 8 morti ammazzate. E salire le scale tutte le mattine del mio comune era complicato. Io mi ripetevo come un mantra: non tutto è inferno, non tutto è inferno, perché in questo inferno, come dice Calvino, uno dei più grandi autori del nostro Novecento, ci sarà pure qualcosa che non è inferno. E cos'era non inferno? Era la passione civile, perché oggi a dire politica si rischia di essere picchiati, perché pensano tutti che la politica sia una cosa cattiva, sia una cosa sporca. Non è vero, la politica è una cosa bellissima, la cosa più bella che possa capitare nella vita degli uomini e delle donne, lo dico ai tanti candidati qui, perché la politica vuol dire a un altro: tu non sei solo, siamo qui insieme per cercare di risolvere qualche problema. E vedete, questa campagna elettorale si è aperta stasera con il dramma del lavoro. Io non ho paura e non mi preoccupo neppure, anche diciamo, delle minacce elevate e non che sono state fatte. Insomma, io ho chiuso 21, ho abbattuto 21 cancelli della camorra nella mia città, quindi in tutto quando mi dicono grande sindaco io rispondo: no, ma in tutto 1,55 m, questa grandezza non c'è. Allora, il dramma del lavoro, gente che vive sulla propria pelle, la difficoltà di una regione, perché noi alcune verità ce le dobbiamo dire, non è che possiamo nasconderci dietro un dito, di una regione, la Campania, e di un mezzogiorno che non ha saputo e ancora ahimè non sa dare risposta a questo dramma. E questa regione l'abbiamo governata noi per un periodo lunghissimo di tempo e non abbiamo saputo rispondere. C'è da reinventarsi tutto, c'è da ricostruire tutto, c'è da dire, come diceva un grande della politica, Max Weber: non importa, ricominciamo. Ecco, noi dobbiamo ricominciare. Noi dobbiamo farci carico di queste difficoltà, sindaco, io ti chiamo già così perché è di buon augurio, di auspicio. Ci dobbiamo fare carico delle difficoltà, ma anche quando venivano da me, io davo sempre la stessa risposta: ma vi pare che un sindaco può dare posti di lavoro? No, no, è bene che ne diciamo le verità, un sindaco non dà posti di lavoro, non è un'azienda, non è la Fiat, ammesso che la Fiat gli dia ancora i posti di lavoro. Un sindaco può creare le condizioni perché i posti di lavoro si moltiplichino. E allora Casoria ha la possibilità di creare queste condizioni? Io penso di sì. Un sindaco può dare risposte
così. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, mettere da parte le condizioni, come dire, io le chiamo così ma ci siamo capiti, di carattere personale, e finalmente decidere e pensare alla collettività, cioè pensare alla città. Perché lo sapete bene, se le liste delle aziende che devono partecipare, delle società, delle liste che devono partecipare ai bandi, sono aziende, io non dico solo pulite, ma sono aziende che rispondono in maniera limpida ai bandi, senza essere, come dire, accompagnate, va, mettiamola così, allora il lavoro si crea. E il lavoro si crea senza tener conto dei figli di, dei nipoti di, delle amiche di, degli amanti di. Il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, dal primo articolo, anche se qualche folle questo primo articolo lo vuole cambiare. E allora vedi, sindaco, io chiudo così. Una volta nel 97, Giosuè se lo ricorda, fu fatta la prima conferenza dei bambini e delle bambine a Torino. Governo Prodi, il ministro era Livio Turco. Io fui invitata a portare la mia esperienza da sindaco. Prima di me parlò l'assessore, era una donna, di Torino alle politiche sociali. E cominciò così. Ripeto a memoria perché la cosa mi colpì. Cioè, noi a Torino abbiamo un problema. E in capo a me avanzavo su e via dall'opera. Noi abbiamo messo intorno a un tavolo psicologi, psichiatri, operatori di comunità, preti, assistenti sociali, 2 miliardi in bilancio, c'erano le vecchie lire. Perché vedete, i nostri bambini, io la mattina avevo visitato 13 biblioteche, lo dico alle donne candidate nelle liste, battetevi per i servizi delle mamme, per i servizi all'infanzia, battetevi, perché quando una città è a misura di bambino stanno meglio tutti, piccoli e grandi. Bene, dice, vedete, questi bambini, il pomeriggio chi va a palestra, chi va a fare a scherma, chi va al nuoto, e si muovono nel bus della scuola che fa questi giri dell'extra scuola pomeridiana o nelle macchine dei loro genitori, per cui i bambini nostri, diceva la torinese, vedono la strada dai finestrini delle automobili. Noi dobbiamo fare di tutto per riportare i bambini in strada, poi andrai io, riguardare il bus, stesso problema contrario, come toglierli dalla strada dei bambini. Questa Italia del Nord, sempre più leghista, sempre più secessionista, è un sud che ancora stenta. E allora, sindaco, chiudo così, con un augurio. O le città prendono la forma dei nostri desideri, o i nostri desideri restano sogni.